Questo fine settimana si vota in Sicilia per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Ovviamente i problemi sono tantissimi, le situazioni critiche sono tantissime e i motivi per cambiare altrettanti. La Sicilia è la regione più grande d'Italia, è quella più a sud e quindi anche dal punto di vista energetico potrebbe diventare un qualcosa che dà moltissima positività all'Italia, così naturalmente come dal punto di vista turistico e alimentare, perché è stata uno dei granai d'Italia, lo stiamo perdendo così come stiamo perdendo tantissime altre potenzialità. Ora il Movimento 5 Stelle si propone di fare un cambio secco rispetto alla vecchia politica, alle vecchie posizioni che hanno incancrenito la regione siciliana con delle situazioni di potere che si perpetuano ormai da troppo tempo. Questa situazione va cambiata e la politica degli ultimi decenni decisamente non può dire rivotateci, che risolveremo noi quei problemi che noi stessi abbiamo creato. Consentitemi solo di ricordarvi che è da un mese che, facendo parte della commissione d'inchiesta sul sistema bancario, stiamo verificando e confermando appunto quanto vi ho appena detto. Sono gli stessi procuratori di Roma, di Milano, di Vicenza che ci dicono la politica ha pesantemente fallito, non abbiamo assolutamente gli strumenti per combattere i crimini bancari che ci sono e ci sono da decenni. Quindi questa ammissione totale di responsabilità in capo alla vecchia politica dovrebbe essere, è un motivo più che sufficiente per voltare pagina in Sicilia. Basta con la vecchia politica che ha causato dei problemi che non vuole risolvere perché sopra quei problemi ci lucra. Cambiamo passo, svoltiamo pagina e questo weekend andiamo a votare per un cambio votando il Movimento 5 Stelle.